carissime, bentornate sul mio canale. Un bacione a tutte le persone che mi seguono. Allora, oggi è giornata di pulizie, è lunedì mattina e io dopo aver passato l'aspirapolvere in questa stanza mi devo necessariamente lavare. Allora, ho preparato già il secchio, l'ho riempito quasi, non è proprio pieno, anche perché poi è pesante per questa stanza, poi quest'acqua va ovviamente cambiata ad ogni stanza, si sa, è inutile che vi sto a dire sempre le stesse cose. Allora, che cosa ho messo nel secchio? Già, allora, ho messo un tappino di detersivo. Io sinceramente preferirei il Dash, però io mi sono trovata questo, ne ho anche altri due. Ho preferito mettere l'Acce, però udite udite, io vado ad aggiungere due tappini in un secchio di aceto. A che cosa serve l'aceto? L'aceto lo sappiamo che è un ottimo sgrassatore, sgrassante, è anche lucidante, quindi in un pavimento che molte volte possono rimanere degli aloni di acqua, cioè i rumori qua, vabbè, gli aloni di acqua li va completamente a togliere e il pavimento è lucidissimo. Per quanto riguarda lo straccio, io uso questi qua in microfibra. Adesso vi faccio vedere uno che vi consiglio, perché sempre una di voi mi chiese che stracci io utilizzassi per lavare i pavimenti. Uno tra questi, ho fatto anche il video, è questo qui, lo Chantecler Super Panno Pavimenti, e il panno si presenta così. Questo chiaramente è nuovo, io ho da utilizzare ancora quello vecchio. Il panno si presenta così, è in spugna. Chiaramente questo, come feci già il video, non ha l'asola, noi lo andiamo a piegare in quattro e andiamo a fare un taglietto in questo angolino. Attenzione a non esagerare con il taglio, perché poi il buco si allargherebbe un po' troppo. Quindi io vado a lavare il pavimento e vi faccio vedere, mamma mia, che profumo meraviglioso, vi faccio vedere appunto come risulta. Vabbè che io ce l'ho sempre lucido, non è che si vede chissà che cosa, però io comunque, se vi fidate della mia parola, il profumo è fantastico, davvero buonissimo. Aspettate che vi alzo un pochettino, così riuscite anche a vedermi meglio. Ecco qua. Quindi un mezzo tappino di detersivo, mezzo tappino di detersivo e due piccoli tappini di aceto, ok? E vedete poi come il vostro pavimento sarà bello, non soltanto profumato, ma bello brillante. Vado a risciacquare, buonissimo davvero. Voi immaginate se andate a lavare con il Dash, cioè ancora più buono. Che cosa ve lo dico a fare? Quindi provate pure voi e fatemi sapere.
che cosa ne pensate? Mettendo anche due tappini di aceto. Ovviamente l'aceto, mamma mia che caldo, l'aceto può essere quello di alcol, se ce l'avete. Io ultimamente mi sono ritrovata con delle bottiglie di aceto classico che mi ha portato mio marito, e quindi guardate la schiuma che fa, e quindi mi sto accontentando di quello. Vediamo se riesco a fare, sì, mi sto accontentando di quello, che comunque va bene lo stesso. Che profumo meraviglioso, non potete capire e immaginare il profumo. Allora, io vado a terminare tutta la pulizia, è utile che vi faccio vedere, termino la pulizia e vi faccio vedere poi quando avrò terminato. Allora, vado ad passare l'ultimo straccio, bello strizzato molto bene, e vediamo il risultato. Io l'ho già provato, come vi ho detto, sono giorni, no, questi rumori sono diventati un qualcosa di assurdo e di improponibile, però purtroppo come si fa a fare i servizi con le finestre chiuse? Io chiaramente adesso faccio asciugare e poi vado a chiudere, a sigillare le stanze, se no qua mi vado a riempire nuovamente di polvere e mi vado a riempire di polvere. Il profumo è meraviglioso, quindi io ultimamente devo ringraziare questa ragazza che mi ha suggerito questa cosa. L'idea di metterci l'aceto è venuta a me, ma io ultimamente, anche se francamente io sono una come voi che spende un po' troppi soldini con questi detersivi, però io sinceramente quando capita di provare degli usi alternativi, chiaro che il detersivo per la lavatrice non è che l'abbiamo regalato, però sinceramente invece di andare a comprare detersivi per i pavimenti, chiaro che quelli non devono mai mancare in casa, però va anche bene utilizzare questi metodi alternativi che secondo me sono molto molto validi, ma molto. Quindi andiamo a ripassare e a tirare tutto. Ecco qua. Adesso dobbiamo soltanto aspettare che il pavimento si asciughi perfettamente e vi faccio vedere se è venuto bello brillante o meno. A dopo. Allora, carissime amiche ed amici, questo è il pavimento. Vabbè, a me viene sempre lucido, cioè non è che si vede chissà che cosa, però secondo me quei due tappini minuscoli di aceto in un secchio con mezzo tappo, ma mezzo tappo non di quelli grossi, cioè mezzo tappo del tappo di ace, si mette pochissimo, se no poi fa troppa schiuma e opacizza. Ricordatevi, non mettete mai
tanta schiuma anche per i pavimenti. Io sono una molto fanatica per le cose schiumose, però poi non facciamo altro che, invece di rendere il pavimento bello lucido e pulito, qua mi sono dimenticata di mettere a posto il divano, non facciamo altro che rendere il pavimento opaco. Quindi questa è la mia nuova il mio nuovo detersivo per lavare i pavimenti. Spero che il video vi piaccia. Una volta online, ringrazio questa ragazza che mi ha suggerito. Alla fine non sono soltanto io che suggerisce, ma siete anche voi, perché comunque c'è questo scambiarci tramite commenti dei consigli utili sui detersivi o sulle pulizie. Quindi un bacione e alla prossima. Ciao!